Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video dei cinghiali sul tubo. Sono Vessor e quest'oggi volevo farvi conoscere The Way. Si tratta di un gioco 2D, un puzzle platform che si ispira a dei capolavori del passato come Another World e Flashback, tanto per dirne due. Intanto facciamo un nuovo gioco. Vi faccio vedere la prima parte che racchiude in sé sia il tutorial che l'inizio della storia. È una scelta dovuta al fatto di non rovinarvi la trama. Infatti, mentre intanto premiamo E per interagire con l'oggetto illuminato, come ci dice appunto il tutorial, racconta la storia di un membro di un team di esploratori spaziali che ha perduto la sua amata e non riesce ad accettarne la morte, come infatti vediamo adesso. Portiamola verso il nostro appartamento. Il ritrovamento durante una delle sue ultime spedizioni di scritti sull'esistenza eterna, di antichi scritti, lo porta a far ritorno per cercare di poter dar vita alla sua amata o trovare comunque un significato della vita. Quindi la trama in sé è molto profonda. Lo stile, come vedete già da queste prime immagini, è molto retro. Il gioco è sottotitolato, per fortuna aggiungo, anche in italiano, e mi sembra anche ultimamente per il punto in cui sono arrivato io. Il gioco costa 15 euro e come al solito trovate le informazioni nelle informazioni del video il link alla pagina Steam. Intanto mettiamo la nostra donna, interagiamo con la capsula. E abbiamo fatto la prima parte che ci collega dall'intro al gioco in sé. Allora, intanto esploriamo un pochino quello che abbiamo qua. Possiamo raccogliere i nostri primi appunti e che semplicemente sono il tutorial. In questa fase possiamo vedere quello che troviamo nella nostra stanza, e cioè le prime interazioni con gli oggetti, documenti, come in questo caso dell'Expeditorium. Caro Tom, ti porgiamo le nostre più sentite condoglianze per la tragica morte di tua moglie e il nostro dipendente. Copriremo i costi del funerale. Pian pianino, andando avanti, scopriremo meglio informazioni sulla trama, su quello che è accaduto e tutto il resto. È interessante, io lo reputo parere puramente soggettivo. Con lo shift si corre ed ecco fatto, raccolto gli ultimi appunti possiamo andare a recuperare la capsula e a iniziare il gioco veramente. Messa la capsula nel furgone, ci troviamo nella base dove dobbiamo recuperare la nave spaziale per dirigerci verso quello che poi è il nostro pianeta che vi citavo all'inizio del video. Intanto entriamo qua. Ovviamente non suoniamo il citofono, che non è il caso, dato che praticamente è una fuga la nostra, utilizzando i mezzi dell'industria. Eccoci arrivati. Allora, non possiamo andare sotto coraggio. Qui iniziano quello che dicevo prima, magari per chi non conosce i titoli come Flashback, tanto per citarne uno. Cioè, ogni livello in sé è un puzzle. Forse sono partito un po' tardi, non ce l'ho fatta. Vedete, c'è un momento in cui praticamente riusciamo a evitare i raggi. Ecco, tranne questo. Che succede con la morte? Con la morte, come da tradizione, ci ritroviamo semplicemente all'inizio dello schema. E ora vediamo, andiamo su. Praticamente ogni zona è divisa in questo modo. Vediamo se questa volta riesco a fare un salto più sensato. Perfetto. La locandina in sé ci aiuta poco, giusto per capire la ditta. Noi andiamo su. Questo mi sembrerà doppio. Vediamo, vediamo. Ora. Ora. Adesso. Ah no, aspetta. Giù, 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 giù. Questo devo fare un mega numero. Vediamo. No, ho sbagliato. Oh, ce l'ho fatta. Non me l'ero giocata bene. Qui la guardia sta dormendo e noi l'aiutiamo a dormire di più. Ore, sogni d'oro.
questo caso ci dice dell'interazione del computer, quindi di altri oggetti, in questo caso noi andiamo a spegnere alcune delle difese e usciamo fuori. Andiamo quindi nella seconda fase, sempre qua, e via con un altro schema. Il gioco si sussegue in questo modo. Quindi dovete essere amanti di questo genere di avventure. Io personalmente lo apprezzo molto, quindi intanto studiamoci un attimo la mappa, che non ricordo bene. Allora, il magazzino è di qua, archivi, ok, interagiamo quindi con il computer. Ok, deve essere attivata solo una posizione, quindi mi sembra che attiviamo subito questa. Apriamo la ventilazione, ovviamente se attivo l'altra, questa si chiude. Ok, di là non possiamo andare, vedete che rimane costante il raggio, è sempre rosso acceso, quindi non posso passargli attraverso. Questo non ci interessa. Giù, abbassiamoci. Vedete, devo stare attento anche perché anche attraverso queste feritoie, perché i raggi ci passano. Vediamo di studiarci qui il passaggio, penso di farcela tranquillamente. E di farcela anche qua prima che arriva quell'altro raggio. Oh, attenzione qui. No, tutto ok. E andiamo a quest'altro terminale. Attenzione, atterraggio di emergenza può danneggiare i robot nelle vicinanze. Cambia gestione. Voilà, manuale. Bisogna scaricare energia non solo al 100%. Ok, e allora stop. Questo è quello che dovevamo fare intanto qui. Saliamo e proseguiamo. Il gioco si svolge in questo modo. Vi ho detto praticamente tutto quello che c'è da sapere. Ovviamente non vado più avanti perché la trama fa perno in questo gioco, quindi insieme ovviamente ai puzzle, agli enigmi, non è il caso di portarla avanti e rovinarvi il bello del titolo. Ora in questo caso andiamo a attivare i generatori, quindi vedete mi chiude queste e mi attiva questa zona. Ok, direi che a questo punto lascio a voi lo scoprire di più su questo titolo, se ovviamente vi interessa il progetto. Non è un gioco in accesso anticipato, è già uscito in forma finita. Quindi, se vi interessa, dateci un occhio, altrimenti lo lasciate dov'è. Con questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video nel canale. Ciao!